Ignazio e Cecilia, Moser pensa in grande e al dopo GF, la frase spiazza. Cecilia Rodriguez raccoglie la confessione di Ignazio, il timore di Moser e la dichiarazione. Alla faccia della crisi sentimentale a prescindere da Ignazio, Cecilia sta bruciando le tappe con il bel Moser. Altro che non era lui il problema. Infatti, dopo il confronto con il fidanzato Francesco Monte, a cui ha dato un gentile ben servito, la modella argentina si è tuffata nelle braccia dell'aitante ciclista, sciogliendosi come non mai, coccole, baci e tanto altro. Insomma, parlare di coppia non è più azzardato. Così, pure i due piccioncini iniziano ad architettare progetti che vanno oltre il grande fratello VIP, pensando al loro futuro comune dopo il reality show. Ad affrontare senza peli sulla lingua l'argomento è stato proprio Ignazio, che ha anche tracciato una sorta di previsione sui vincitori e i finalisti del gioco. Andiamo a scoprire tutto. Ignazio Moser, la dichiarazione a Cecilia Rodriguez, la paura e il dopo GF VIP. I giorni passano, il gioco entra nel vivo e gli inquilini cominciano a odorare la finale. In tal senso Ignazio teme molto l'eliminazione prima di arrivare a fine corsa. Il che, secondo le sue previsioni, lo allontanerebbe dalla sua Cecilia, che invece sarebbe tra le sue papabili finaliste. Ma se dovesse andare veramente così, come finirebbe la loro storia? E molti sono pronti a scommettere che si tratti di un fuoco di paglia. Moser però la pensa in tutt'altra maniera, tanto che con l'Argentina sembra avere idee molto serie anche al di fuori della casa, a me basta non stare fuori troppo tempo senza di te, confida alla modella. Lo stesso concetto viene ribadito una seconda volta, segno che lo sportivo già teme di allontanarsi dalla nuova fiamma e immagina un futuro comune con lei anche finito il programma. La Rodriguez a quel punto lo coccola tra carezze e baci. Poi spazio ai pronostici e ad altri timori. Le paure di Ignazio, io esco, ecco quando. La settimana prossima o quella dopo io esco. Perché pensi di uscire? Non lo so. Questo lo scambio di battute tra Ignazio e la modella. A dir la verità Moser sa bene da dove provenga quel dubbio. Nelle ultime ore infatti è giunto un aereo che lo ha informato che alcuni fan, dopo l'affaire sentimentale, lo avrebbero abbandonato, su chi abbia mandato l'aereo e sulla veridicità della questione nulla si sa. Probabilmente è questa la situazione che ha messo in allerta Moser. Ma che è dell'altro? Secondo il ciclista, infatti, i finalisti sarebbero quattro e lui non rientra in questi. I nomi fatti sono quelli di Cecilia, Bossari, Malgioglio e Giulia. Da qui la paura di dover abbandonare la casa prima della sorella di Belen, con conseguente separazione temporanea.